È morto l'uomo più tatuato d'Italia. Si chiamava Angelo Piovano. Nato nel 1936, premiato come l'uomo più tatuato d'Italia, vincitore del Guinness World Records, per essere l'over 65 più tatuato del mondo, come si legge sul sito internet. Ad annunciare la morte è stato il cugino, o meglio il nipote, attraverso un post. Pensate che anche Chiara Appendino, sindaco attuale di Torino, ha lanciato l'addio a Angelo Piovano scrivendo proprio: "Ciao Angelo, ci mancherai". La perdita ovviamente di quest'uomo è una perdita grave, imponente, importante, perché va a commuovere tutta la città di Torino, o meglio tutta la regione Piemonte. Aveva tantissimi tatuaggi ovviamente, e adesso ovviamente il cielo, o meglio l'universo, con la sua morte sarà un pochino più colorato. Va bene? Pensate che aveva disegnato il suo corpo, che era ricoperto di tatuaggi, per circa il 98%. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi. Insomma, ci lascia un personaggio davvero straordinario che aveva veramente un corpo ricco di colori. Va bene? Il primo tatuaggio lo fece, pensate, all'età di 56 anni dopo la morte dell'amata madre. Grazie a tutti, il video termina qua, ripeto, questo video non vuole ledere la privacy di Angelo Piovano né della famiglia Piovano, ma solo informare eventuali persone del fatto che quest'uomo così straordinario purtroppo ci lascia. Grazie a tutti, al prossimo video, un saluto caro da Leandro, narratore italiano.